arrestato in provincia di Caserta un cittadino tunisino aderente all'ISIS. Secondo la procura di Santa Maria Capua Vetere faceva propaganda alla Jihad ed era a capo di una banda di trafficanti di migranti. L'uomo faceva rilasciare contratti di lavoro fittizi da aziende compiacenti per ottenere il permesso di soggiorno. Arrestate altre 7 persone, tutti stranieri per associazione a delinquere. Sconfiggeremo l'ISIS, ma gli jihadisti continueranno a colpire in modo isolato nel mondo. In un vertice al Pentagono, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, parla delle future strategie di opposizione agli estremisti dell'ISIS. Da oltre un anno sono costretti a retrocedere continuamente. Ora il conflitto si è spostato in Libia, spiega il presidente americano. Tanta paura ma nessuna grave conseguenza. Questa mattina all'aeroporto di Bergamo, Orio al serio, un aereo cargo è uscito di pista in fase di atterraggio, sfondando la recinzione e finendo sulla tangenziale. Sulla strada in quel momento non passavano veicoli. Illeso l'equipaggio, lo scalo è rimasto chiuso per più di 2 ore. 15 voli cancellati, 2.500 i passeggeri rimasti a terra. Referendum e nomine della RAI dividono il PD. 10 parlamentari democratici annunciano che voteranno no al referendum di novembre. Non condivido l'iniziativa, ma il partito non è una caserma, commenta il vicepresidente Guerini. Si dimettono dalla commissione di vigilanza RAI Gotor e Fornaro in dissenso per le nomine delle direzioni dei telegiornali. Prendono il via stasera a Rio de Janeiro i giochi della 31esima Olimpiade con la cerimonia inaugurale allo stadio Maracanã. Porta bandiera azzurra la campionessa del nuoto Federica Pellegrini. Al clima di festa si oppone quello teso per i molti disservizi e soprattutto per la paura di attentati. In campo 85.000 uomini. Ieri nel torneo di calcio delusione per il Brasile di Neymar fermato dal Sudafrica. Ne parleremo in TG Cronache. Buongiorno, benvenuti al nostro telegiornale. Dunque, sono giorni molto intensi sul fronte della lotta al terrorismo. Infatti, l'offensiva militare della coalizione internazionale degli Stati Uniti in Siria ed Iraq, adesso anche in Libia, sta portando i suoi frutti e si allenta la presa del cosiddetto, del sedicente Stato islamico. È anche vero però che al contempo cresce la paura di attentati sul posto dove sono all'ordine del giorno, ma anche in Occidente, in Europa, dove in questo momento è molto alta la tensione, molto alto l'allarme. E si tratta dunque di controllo del territorio, ma anche di arresti di sospetti jihadisti o di persone che comunque possono costituire un problema, dei radicali che operano anche in Italia, accaduto a Napoli. Sarò isistiano finché avrò vita, se morirò vi esorto a farne parte. Il neologismo isistiano è contenuto in una delle frasi incriminate registrate dai centri di ascolto del reparto dei carabinieri del ROS, che anche per queste affermazioni hanno arrestato su mandato della procura un cittadino tunisino con l'accusa di associazione per delinquere con finalità di terrorismo internazionale e altre 4 persone a lui vicine. Il gruppo favoriva attivamente anche con falsi e illeciti l'immigrazione clandestina nel casertano, ma l'attenzione degli inquirenti si è focalizzata in particolare su Kemiri Mohammed. Precedenti per droga, l'uomo gestiva una rete di immigrati, ma il suo scopo principale era quello di creare una rete pro-ISIS. Non è risultato alcun progetto concreto di attentati in Italia, ma gli investigatori in una conferenza presso la procura di Santa Maria Capua Vetere parlano di intercettazioni dalle quali emerge che Kemiri aveva immaginato un attacco in Italia concettualmente, questo l'avverbio utilizzato dal comandante del ROS governale. Kemiri svolgeva di fatto una propaganda estremista tramite i social e nelle conversazioni telefoniche esprimeva tutta la sua soddisfazione per gli attentati terroristici del gennaio 2015 in Francia. Kemiri rilancia sulla rete la sua entusiastica approvazione per gli attentati di Parigi, per gli attentati di Copenaghen. Per tutto quella che è l'azione di Daesh sul fronte siro-iracheno.
C'era persino un vademecum, ha spiegato il procuratore di Santa Maria Capo Vetere Antonietta Troncone, in cui Chemiri spiegava quali erano le regole di comportamento in caso di azioni terroristiche. 8 gli immigrati coinvolti, 5 in carcere, 3 sottoposti all'obbligo di dimora. L'organizzazione criminale in cambio di denaro predisponeva e faceva rilasciare da aziende tessili compiacenti, contratti di lavoro e buste paga fittizie in favore di altri immigrati maghrebini, consentendo loro di ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarizzando così la loro posizione in Italia. Tutto questo poteva essere finalizzato a diffondere l'ideologia fondamentalista. Chemiri, intercettato mentre parla con un suo compagno, afferma: ascolta, scusami, a me non interessa, sto aspettando che arrivi una cosa, quando Dio mi apre le porte, se Dio vuole, hai capito come? Vinceremo con la volontà di Allah. Questa, una delle frasi in codice intercettate che, secondo gli inquirenti dell'antiterrorismo, prova l'adesione, almeno teorica, dell'accusato alle posizioni fondamentaliste. Come sappiamo, dunque, nell'ultimo periodo l'offensiva militare ha subito un'accelerazione necessaria, secondo il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che vive in questi giorni l'ultimo periodo del suo secondo mandato alla Casa Bianca. Ieri ha riunito attorno a sé tutti i protagonisti di queste operazioni. L'ISIS sarà presto annientato. Parola di Barack Obama, che avverte: continueremo a combattere gli jihadisti senza sosta, in maniera implacabile, e alla fine la sua sconfitta sarà inevitabile. Ieri, nel giorno del suo 55esimo compleanno, a 3 mesi dalla fine del mandato, il Presidente ha convocato al Pentagono un vertice di guerra per fare il punto sulla lotta al sedicente Stato Islamico e sul nuovo fronte aperto in Libia dai raid aerei americani. Con lui, attorno al tavolo del Consiglio di Sicurezza Nazionale, c'erano anche il vicepresidente Biden, il segretario di Stato Kerry e i più stretti consiglieri, oltre ai vertici di intelligence, difesa e forze armate. Obiettivo: capire cosa funziona e su cosa invece bisogna intervenire per correggere il tiro. 2 anni fa l'ISIS era in crescita, sembrava inarrestabile, ha detto ai giornalisti alla fine dell'incontro, ma da un anno non conquista più nulla, è in ritirata, ha perso Tikrit, Fallujah, Ramadi, Kobani ed è imminente l'offensiva degli Stati Uniti ed alleati per riconquistare Raqqa in Siria e Mosul in Iraq. Nonostante il declino nei due paesi, però, gli jihadisti hanno ancora la capacità di ispirare attacchi terroristici anche in America. Ricevuti tra gli altri gli auguri del presidente russo, Obama ha sollevato un dubbio. Non so se ci possiamo fidare di Putin e della Russia per la soluzione della crisi in Siria. È tempo che Mosca dimostri di volere davvero la fine della guerra civile nel paese. Poi è tornato a denunciare le ripetute violazioni della tregua da parte del regime di Damasco. Quanto alla Libia, dal 1 agosto sono stati almeno 9 i raid aerei americani sulle postazioni dell'ISIS vicino a Sirte. Ma l'avanzata delle truppe terrestri del governo di unità nazionale è complicata dagli ordigni piazzati lungo il percorso e dall'azione dei cecchini. Per il 007 i vertici militari statunitensi potrebbero volerci mesi per sconfiggere il migliaio di guerriglieri presenti nell'area. Quadro che potrebbe indurre Pentagono e Casa Bianca ad intensificare i bombardamenti. La parola d'ordine è mantenere altissima la guardia perché, come ha detto il presidente francese Hollande, oggi a Rio per la cerimonia di inaugurazione dei giochi olimpici, i terroristi possono attaccare tutto. Intanto a Parigi è caccia all'uomo, un richiedente asilo afghano in Francia da 2 mesi che potrebbe compiere un attentato imminente. Di lui la polizia ha diffuso solo una foto segnaletica. Uno scenario davvero molto complesso, con gli Stati Uniti che guardano anche con preoccupazione, un certo imbarazzo, all'alleato turco, a Erdogan, anche perché è in America che si è rifugiato ormai da anni, da tempo, l'imam Fethullah Gulen, quello che è considerato dal presidente turco Erdogan la mente del fallito golpe. Le prove presentate da Ankara non sono convincenti, Gulen non sarà estradato. È il Wall Street Journal a svelare questa mattina la decisione che sarebbe stata presa dagli Stati Uniti di non accogliere la richiesta presentata dalle autorità turche di estradare colui che indicano come la mente del fallito golpe dello scorso 15 luglio, l'ex alleato di Erdogan, poi diventato suo acerrimo nemico da anni, autoesiliatosi in Pennsylvania, e contro il quale ieri i giudici di Istanbul hanno emesso un mandato di arresto. La decisione di Washington non è ancora né ufficiale né definitiva, ma le autorità americane non considererebbero attendibili le dichiarazioni contro Gulen rilasciate da alcuni golpisti che potrebbero essere state estorte con la forza. È ampiamente documentato che il sistema giudiziario turco sia privo di indipendenza, dunque questo mandato d'arresto è un altro esempio della deriva verso l'autoritarismo di Erdogan, è stato il commento dello stesso Gulen. Ieri il presidente aveva dichiarato esplicitamente di voler annientare le attività legate all'imam, perché ogni centesimo che va a Gulen, ha detto Erdogan, è una pallottola contro questo paese.
paese. Anche sul fronte europeo il braccio di ferro con la Turchia si sta in queste ore inasprendo. Al cancelliere austriaco Kern, che ieri ha annunciato di voler portare al prossimo Consiglio europeo la proposta di interrompere i negoziati di adesione perché Ankara ha detto sta andando verso la dittatura, ha risposto questa mattina il ministro degli esteri turco. L'Austria è la capitale del razzismo estremista, attacca Cavusoglu, che definisce spiacevoli le parole di Kern. Una posizione, quella austriaca, che se trova una sponda in Germania non la trova a Bruxelles. Il presidente della Commissione europea considera infatti un errore chiudere oggi la porta ad Ankara. Secondo Juncker sarebbe inutile dichiarare unilateralmente che le trattative sono finite. Oltretutto, ha spiegato, deve essere l'Unione a decidere. L'accordo sui rimpatri dei migranti resta troppo importante per l'Europa. Mancano appena 3 mesi alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, una campagna elettorale appassionante, non senza colpi di scena. È proprio su questo che punta il candidato repubblicano, osteggiato dalla gran parte del suo partito, Donald Trump, che tutti i sondaggi danno per perdente. Sono infatti 10 i punti di distacco con la democratica Hillary Clinton. Mancano 95 giorni alle presidenziali statunitensi dell'8 novembre ed è forse il primo momento davvero delicato per Donald Trump. Dopo mesi di trionfi nelle primarie, la convention di Cleveland, dove ha spazzato via tutte le resistenze del partito repubblicano, il tycoon è ora sulla difensiva, ha accusato il colpo della kermesse democratica di Filadelfia e il sondaggio di Fox News, peraltro una TV tradizionalmente vicina al partito repubblicano, dà l'idea del baratro che separa i due candidati. 10 punti, 49 a 39 a favore della Clinton. Per il Wall Street Journal invece i punti di vantaggio sarebbero 9. Comunque la si veda, la democratica è uscita rafforzata dalla convention, nonostante le difficoltà iniziali con l'ala liberal fedele a Sanders e un partito che sembrava spaccato. L'indice di gradimento della prima donna a un passo dalla Casa Bianca è salito, così come quello del presidente in carica Barack Obama, che stanotte ha definito ridicola l'insinuazione di Trump sulle elezioni che sarebbero truccate. Agli occhi degli elettori Hillary appare più affidabile, più adatta a diventare il comandante in capo. Il newyorkese invece si è lasciato trascinare dalla sua irruenza. Il botta e risposta velenoso con la famiglia musulmana che ha perso un figlio militare in Iraq si è rivelato un disastro. Trump è stato criticato da tutti, soprattutto dal suo partito, tanto che un'ipotesi si fa strada sulla stampa statunitense, quella di un clamoroso ritiro, in linea con la personalità vulcanica del personaggio, ma al momento sembra più fantapolitica che altro e difatti le smentite piovono dal suo staff e dallo stesso partito, che in quel caso si troverebbe a gestire una situazione senza precedenti, trovare un nuovo candidato in pochi giorni e farlo accettare da tutti gli stati. Lui continua a ripetere che va tutto bene, ma in queste ultime ore solo una persona è uscita allo scoperto per dargli una mano. È Clint Eastwood, icona del cinema e dell'America profonda. Basta con il politicamente corretto, dice in un'intervista il regista e attore 86enne, che si scaglia contro quella che definisce letteralmente la generazione delle fighette. Tra i due contendenti Clint sceglie Trump, non perché il tycoon lo convinca particolarmente, ma perché è meno peggio di Hillary Clinton. In Italia invece le elezioni politiche sono ancora lontane, ma ad infiammare gli animi c'è il referendum costituzionale d'autunno. L'accento non è un refuso e il manifesto per la festa dell'unità di Torino si riparte con lo sguardo più al referendum costituzionale che alle rituali salamelle, diventa un caso politico. Sarà una coincidenza il fatto che in perfetta sincronia arriva anche il manifesto dei 10 per il no. Sono 3 deputati e 7 senatori i protagonisti dello strappo di Ferragosto, tutti membri della minoranza interna che apertamente fanno sapere che loro al referendum di ottobre o novembre sul disegno di legge Boschi voteranno per il no. Paolo Corsini e Nerina Dirindin, Luigi Manconi e Claudio Micheloni, Lucrezia Ricchiuti, Massimo Mucchetti, Walter Tocci, Franco Monaco, Luisa Bossa e Angelo Capodicasa. Eccoli i magnifici 10 che aprono la strada al dissenso, dice il vice segretario PD Guerini. Non condivido l'iniziativa, il PD è schierato decisamente per il sì, ma il partito non è una caserma. Non è una caserma, come dire, nessun provvedimento disciplinare per i ribelli dell'estate.
parte, tanto più che sulle materie costituzionali a norma di statuto non c'è alcuna disciplina di partito. Il dissenso dei 10 si esprime in 3 punti. 1. Le riforme costituzionali non sono la priorità. 2. Questo Parlamento ha un deficit di autorevolezza. E 3. Il protagonismo esorbitante dell'esecutivo è gravido di pesanti conseguenze. Il nostro non è un no al governo, assicurano i 10 firmatari del documento, ma la strada per analoghe iniziative di rottura adesso è ufficialmente aperta. E voci contro il governo all'interno del Partito Democratico si alzano anche in merito alle recenti nomine dei direttori dei telegiornali in Rai. Queste scelte non mi sembrano frutto di un piano di riorganizzazione dell'offerta giornalistica, che anzi è stata presentata frettolosamente in consiglio di amministrazione solo dopo aver deciso le nomine. Il presidente del PD Matteo Orfini, intervistato da Repubblica, critica la vicenda delle nomine Rai, gestita molto male, anche se precisa, paragonarle a depurazioni di stampo berlusconiano è una sciocchezza. E pur premettendo, non penso ci sia stata la volontà del governo di imporre o condizionare queste scelte, le hanno fatte gli amministratori. Sottolinea, è lecito giudicare il metodo. Ecco, mi ha colpito la tempistica. Il palazzo va in ferie con una polemica che travolge soprattutto il PD, con le dimissioni dalla commissione di vigilanza Rai di Miguel Gotore e Federico Fornaro, esponenti della minoranza, contrari a quella che definiscono una televisione monocolore con 3 TG che per la prima volta in 30 anni si riferiscono alla sola area governativa. Il fatto che questo sia il governo che io sostengo non mi impedisce di denunciare un malcostume che ferisce, lede il principio che un servizio pubblico deve garantire, che è quello del pluralismo delle posizioni politiche e culturali. Dal Partito Democratico fanno sapere che se le dimissioni saranno formalizzate è già pronta una rosa di nomi e ricordano che le nomine spettano ai vertici dell'azienda e non al governo, vertici che difendono le proprie scelte in nome del merito, della qualità e dei risultati ottenuti, sottolineando il fatto che i nuovi direttori sono professionisti tutti interni alla RAI. Se Renzi si tiene lontano anche fisicamente dalle polemiche, in questi giorni si trova a Rio per le Olimpiadi, l'opposizione lo attacca, da Renato Brunetta, Forza Italia, che chiede l'intervento del Presidente della Repubblica, la leghista Federica, che ironizza, è cominciata l'era Renzogan con l'epurazione dei giornalisti, e 5 Stelle parlano di militarizzazione della RAI in vista del referendum. Ecco, per molti cittadini è importante che in dirittura di arrivo ci sono le regole per accedere all'arbitrato per gli obbligazionisti che hanno perso i risparmi nelle 4 banche fallite, lo ricorderete. Fonti del governo confermano che il provvedimento attuativo delle norme contenute nella legge di stabilità è stato ultimato e inviato a Palazzo Chigi. All'arbitrato potranno accedere sia i risparmiatori che non hanno requisiti per richiedere il rimborso forfettario, sia chi pensa di poter ottenere un indennizzo superiore all'80%. E ci sono oggi dei dati dell'Istat che sono stati forniti in mattinata, anche questa volta sul fronte economico non sono buone notizie, perché c'è il calo della produzione industriale nel secondo trimestre del 2016, infatti si registra un peggioramento dello 0,4%, lo vedete, a giugno la diminuzione è stata appunto dello 0,4% su base congiunturale, dell'1% tendenziale è il dato peggiore dall'inizio del 2015, nella media però dei primi 6 mesi dell'anno. Tuttavia la produzione è aumentata, ma solo dello 0,8%. E adesso cambiamo argomento, perché non è ancora tornato pienamente operativo l'aeroporto di Bergamo, Orio al Serio, dove questa notte c'è stato un incidente, perché un aereo proveniente dalla Francia, da Roissy-Charles de Gaulle, ha sfondato la recinzione ed ha invaso la tangenziale, dove per fortuna non c'erano automobili, vista l'ora, le 4 del mattino. È stata aperta un'inchiesta. Si presenta così, senza motori e con la pancia squarciata, il Boeing 737 cargo proveniente dal Charles de Gaulle di Parigi, che in fase di atterraggio alle 4.07 del mattino ha perso il controllo sulla pista dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, finendo sulla strada provinciale che corre parallela allo scalo e vicino alle case. Gli uomini delle ditte specializzate e i vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di rimozione, che dureranno sicuramente per tutto il pomeriggio. L'equipaggio, composto solo da comandante e primo ufficiale,
ufficiale è rimasto illeso. Una tragedia sfiorata, come raccontano le foto scattate da chi solo qualche secondo dopo la folle corsa del cargo si trovava a passare lungo la superstrada. L'aereo ha perso il controllo a circa 200 metri alle nostre spalle lungo la pista, ha attraversato, sfondando la rete, ha attraversato il parcheggio delle auto, travolgendone un paio, e poi si è fermato nella seconda porzione di questa statale che da Bergamo esce, dove per fortuna in quel momento non stava passando nessuno. Nel fuoripista è impazzito verso la strada, il velivolo ha perso le ruote ed entrambi i motori. Uno è stato trovato nell'area del parcheggio di auto a noleggio, l'altro nella parte opposta alla carreggiata. Ancora sconosciute le cause che hanno fatto perdere il controllo al pilota. Mentre il DHL atterrava c'era una forte pioggia. Da subito sono scattate le procedure di emergenza per mettere in sicurezza le aree interessate, ma il traffico tutto intorno in poco tempo si è paralizzato. Bloccate le strade che portano all'aeroporto. Molti passeggeri hanno dovuto fare chilometri a piedi per raggiungerlo, altri non sono riusciti a partire. Siamo in colonna dalle 7, solo che tutte le strade sono chiuse e ormai l'abbiamo perso. Dovevamo partire alle 9:10. Subito dopo l'incidente qualche compagnia ha cancellato i voli, alcuni sono stati dirottati all'aeroporto di Malpensa, 2.500 i passeggeri rimasti a terra. Poi, poco prima delle 7, lo scalo ha ripreso il suo funzionamento. Le operazioni di rimozione sono in corso, l'aereo sarà sollevato con l'aiuto di carrucole e spostato dalla strada, resterà parcheggiato in uno spazio vicino per i rilievi. Non è la prima volta che la questione sicurezza si allunga sul territorio attorno all'aeroporto. Nel 2005 un bimotore appena decollato si era schiantato sui campi vicini a pochi metri dalle case, quella volta 3 morti tra l'equipaggio. Che sia un errore tecnico, che sia un errore umano, che siano tutte le ipotesi portano a dire che qualche riflessione sul discorso sicurezza che noi sindaci dell'incontro portuale avevamo già fatto e portato avanti forse sono da portare in primis e avere la massima priorità. Intanto si aspetta il riscontro delle due scatole nere recuperate qualche ora fa dai vigili del fuoco e già consegnate all'Agenzia Nazionale Sicurezza del Volo, che ha aperto un'inchiesta. A Roma la soluzione al problema della raccolta dei rifiuti appare ancora parecchio lontana, così come difficile la posizione di Paolo Amuraro, l'assessore all'ambiente, nominata da Virginia Raggi per risolvere questa questione. Non c'è nulla di penalmente rilevante, ma ora la procura studia la rilevanza di quella conversazione. Agli atti dell'inchiesta su AMA emerge la telefonata tra Paola Muraro, assessore all'ambiente della Giunta Raggi, e il RAS delle cooperative Salvatore Buzzi. E quella trascrizione espone la ex consulente di AMA a nuove e aspre polemiche politico-giudiziarie. Traccia della conversazione tra i due è emersa dai brogliacci del Mondo di Mezzo, l'inchiesta della procura antimafia romana che ha travolto la capitale nel 2015 e posto al centro di un sistema criminale Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, appunto, il re delle cooperative. La telefonata risale al 20 settembre 2013, quando Mafia Capitale ancora non era esplosa. Nella telefonata il RAS delle Coop, che ha bisogno di sapere se la pratica per una gara di una sua Coop è a posto, chiama Lamuraro, allora consulente di AMA, l'azienda municipalizzata dei rifiuti della capitale. L'allora consulente gli spiega che la richiesta di chiarimenti era stata inviata dal CNS, Consorzio Nazionale dei Servizi di Bologna, e che il giorno dopo avrebbe avuto una risposta. L'informazione ricevuta serve a Buzzi per poter partecipare con il consorzio bolognese, di cui lui era consigliere, a una gara d'appalto da 21,5 milioni indetta da AMA. Gli inquirenti vogliono capire adesso perché Buzzi si rivolgesse proprio alla Muraro e quale informazioni ne avesse ricavato, visto che all'epoca la donna era solo una consulente dell'azienda. La telefonata non era stata finora trascritta perché ritenuta irrilevante nell'ambito di quell'inchiesta, ma dopo i 14 esposti dell'ex presidente di AMA Daniele Fortini e le nuove indagini penali aperte sulla municipalizzata dei rifiuti, per gli investigatori della procura l'approfondimento è un atto obbligato. Finora la contestazione all'assessora, sempre sul piano più politico che giudiziario, aveva riguardato i suoi rapporti con Franco Panzironi, ex amministratore delegato dell'azienda nell'epoca Alemanno e, secondo i magistrati, uomo a libro paga di Buzzi per 5.000 euro al mese. Panzironi, per 12 anni consecutivi, prima dell'incarico della Muraro in giunta, le aveva affidato delle consulenze in AMA che avevano fatto gridare le opposizioni al conflitto di interesse. Lei ha sempre risposto che in AMA non ha mai avuto alcun ruolo decisionale. Da ieri poi sul sistema degli appalti AMA indaga anche l'autorità anticorruzione diretta da Raffaele Cantone.
Siamo arrivati allo sport a cavallo con l'economia, perché la cessione del Milan sarebbe cosa fatta. Oggi sarebbe stato raggiunto infatti l'accordo per la cessione all'interno del pacchetto azionario a due cordate cinesi. La cifra che sarà versata si aggira intorno ai 740 milioni di euro, compresi i debiti che ammontano a 220. Si chiude così definitivamente, dopo 30 anni e 28 trofei, l'era di Silvio Berlusconi, che comunque avrebbe ottenuto l'inserimento di precise clausole che assicurerebbero investimenti sostanziosi per riportare il Milan nell'elite del calcio continentale. La chiusura della trattativa è prevista per fine anno. Si sono svolti questa mattina a Nyon i sorteggi per i preliminari di Europa League e Champions, che garantiscono l'accesso alla fase a gironi delle due manifestazioni in Europa League. Il Sassuolo ha pescato i serbi della Stella Rossa di Belgrado, per la Roma invece evitato il pericolo del Manchester City. Giallorossi poi che se la vedranno con i portoghesi del Porto, con la prima sfida in trasferta. Questi gli altri accoppiamenti di Champions: Steaua Bucarest, Manchester City, Ajax Rostov, Young Boys Borussia, Villarreal Monaco. Finisce qui il nostro telegiornale, sono le 13:54 minuti, vi ricordo però che oggi cominciano a Rio le Olimpiadi, ne parliamo nel TG Cronache dedicato con Andrea Prandi. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.